Nessun dorma, in collaborazione con... Intrecciamo esperienza e innovazione. Dal 1935. Saati. We cross innovate. Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Nessun Dorma. È venerdì sera, quindi la sera del confronto politico su ETV. Tra poco vi presento gli ospiti che questa sera avranno il compito non facile di parlare di libertà, un concetto che mai come in questi giorni è stato approfondito, se vogliamo per certi versi anche descritto, definito entro perimetri che fino a questo momento non erano ancora stati tracciati. Allora, iniziamo la puntata come sempre con l'aiuto della nostra copertina. Montaggio veloce ci aiuta a dare senso e dimensione di una sensazione che si è respirata in questi ultimi giorni, una sensazione di caos generata sicuramente da tensioni sociali evidenti, al tempo stesso però anche da manifestazioni che si sono moltiplicate creando delle conseguenze. Non voglio ancora parlare di danni, poi evidentemente saranno i nostri interlocutori a qualificare queste conseguenze sulle quali però il governo, in particolare il Viminale, è intervenuto e fra poco vi diremo come. Si è parlato tanto, ad esempio, delle nuove limitazioni sui cortei. Passo subito a presentarvi gli ospiti di questa sera, due parlamentari di schieramenti diversi, contrapposti, ma che magari su alcune questioni potranno anche essere d'accordo. Lo chiederemo loro questa sera. Paola Frassinetti, di Fratelli d'Italia. Buonasera a tutti. Eugenio Comincini, del Partito Democratico. Buonasera, grazie anche a lei per essere buonasera, con noi. Buonasera. Da Camera e da Senato, due schieramenti evidentemente differenti, e abbiamo anticipato con la copertina l'argomento. La libertà, si sente tanto urlare la parola libertà in questi giorni, ma cosa si intende per libertà? È opportuno fare una riflessione. Sicuramente manifestare il proprio dissenso è una delle principali forme di libertà e anche di democrazia. Tuttavia però questo ha delle conseguenze, o almeno le ha avute negli ultimi giorni. Se la manifestazione di questo dissenso, ad esempio, danneggia i commercianti, pensiamo ai 16 sabati consecutivi di manifestazioni a Milano, questo è un fatto e quindi dobbiamo approfondirlo, oppure pensiamo a Trieste, che è diventato una sorta di focolaio di contagi, dovuto sicuramente non solo, ma anche alle manifestazioni contro il Green Pass che sono andate in scena nei giorni scorsi. E allora, quali sono i confini della libertà? Partiamo da Frassinetti. Tra poco ricorderemo le limitazioni del Viminale sui cortei, sulle manifestazioni. Ovviamente tutti i cortei, tutte le manifestazioni, fuori di dubbio che in questo momento si parli dei cortei, delle manifestazioni no Green Pass. Tra poco riassumeremo anche queste limitazioni, tuttavia è opportuno dire che un intervento simile è qualcosa di piuttosto raro. Innanzitutto bisogna distinguere tra le manifestazioni violente e quelle che invece si mantengono nella legalità, perché quando una manifestazione sfocia nella distruzione di oggetti o di vetrine o di auto è una cosa, quando la manifestazione, anche se rumorosa e in alcuni casi anche minacciosa, non sfora nelle legalità e nelle violenze, è un'altra cosa. Ecco, però pensiamo ad esempio alle manifestazioni di Milano. Evidentemente le manifestazioni che degenerano vanno condannate, o meglio, vanno gestite con le forze dell'ordine, ma accadeva anche prima. Diverso è il discorso, ad esempio, di Milano, dove per 16 sabati di fila, abbiamo detto, i commercianti si sono visti sfilare questi cortei no Green Pass. Nulla di illegale, nulla di degenerato in termini di nessuna degenerazione di violenza, però di fatto questi non lavorano. Ma io ricordo, purtroppo ho vissuto la seconda parte degli anni 70 e ricordo che ogni sabato c'erano delle manifestazioni, quindi
non è la prima volta che c'è questa periodicità settimanale delle manifestazioni. Il problema è che la libertà di manifestare è sacrosanta, non si può sicuramente essere imputati di lesa maestà se si scende in piazza contro le misure che mette in atto il governo. Quindi io penso, come anche sostenuto la mia presidente Giorgia Meloni, che vada comunque tutelata la libertà a manifestare. Ecco, poi la premessa l'ho fatta prima, certo, ovviamente, le generazioni senza trascendere vanno in atti violenti. Ecco. Vanno condannate. Ecco, le chiedo però, è singolare vedere, non parlo di centrodestra ma a destra, perché aggiungo anche Matteo Salvini, guardare in modo così occhiuto ad esempio la presenza della polizia alle manifestazioni, che invece dovrebbe essere naturalmente una vostra caratteristica di accettazione, di approvazione, anzi. Polizia dipende come si pone, è il ministro degli interni che deve saper far arrivare le disposizioni e gli ordini. Noi riteniamo comunque che la Morgese non sia un ministro degli interni che in questo momento stia agendo in maniera corretta, perché ci sono state troppi eccessi negli interventi delle forze dell'ordine. Basta vedere quello che è successo a Trieste davanti a persone inginocchiate, sedute, inermi, e anche alcuna incapacità. La polizia deve saper fare il proprio lavoro. Ecco, è difficile vedere una destra che in qualche modo critichi il comportamento della polizia. Questo non accadeva da tempo. No, la polizia deve essere anche addestrata e deve avere delle direttive. Io vi faccio un esempio. Io un po' di esperienza di piazza ce l'ho. Quando c'è stata la Meloni alla chiusura della campagna elettorale dell'amministrativa a Milano, noi ci siamo visti il corteo dei Green Pass con i cartelli, cioè praticamente contigui a noi in piazza, cioè non avevo mai visto una cosa del genere. Cioè, quindi dice, la gestione visto. Può essere, non si critica la forza dell'ordine, c'è ma la gestione. C'è un comizio comunque di un... oltretutto anche, siccome... Naturalmente la parte più esagitata di questi manifestanti critica anche il nostro atteggiamento, perché non estremo ma ragionevole, è evidente che... Però io... siete quelli, diciamo, meno criticati, se vogliamo. Esatto, una scala. Dire, però quella volta ci sono state, potevano anche accadere incidenti, cioè, perché comunque la miccia può essere... E proprio essere si vedevano quello. I cartelli dietro il palco, cioè una cosa incredibile. A Milano non è mai... ma neanche ai comizi di Almirante, quando c'era, si scatenavano le molotov, le guerriglie urbane. E i manifestanti arrivavano in piazza. Ecco. Quindi, secondo me, qualche problema di gestione dell'ordine pubblico esiste. Allora, tra poco prendiamo la prima telefonata. Onorevole Comincini, ha sentito questa lunga introduzione, le ragioni di Paola Frassinetti. Fra poco ricorderemo anche quali sono queste limitazioni che abbiamo annunciato, che il Viminale ha introdotto con una circolare. Qual è la sua posizione? Necessarie queste limitazioni oppure eccessive? Il diritto a manifestare, concordo con quello che diceva Paola Frassinetti, è sacrosanto e va rispettato, discende dalla nostra Costituzione. Il punto è che la nostra Costituzione contempla tanti altri diritti e non vi è una gerarchia tra il diritto a fare libera impresa e il diritto a manifestare e tanti altri diritti. C'è la necessità di far coesistere in maniera razionale, intelligente, tutti i diritti costituzionalmente garantiti. Quindi nel momento in cui si viene a determinare una condizione per la quale uno di questi diritti si espande in maniera tale da schiacciarne altri, io ritengo che sia necessario che lo Stato, in questo caso il Governo, in questo caso il Ministero dell'Interno, intervenga non per comprimere il diritto a manifestare, che viene ovviamente mantenuto, ma per regimentarlo in una condizione che non danneggi l'interesse e il diritto costituzionalmente garantito di tanti altri cittadini di poter fare libera impresa, di potersi muovere anche con aggiungiamo il diritto alla salute, perché è una manifestazione molto partecipata, certo. Senza alcun rispetto delle norme anticontagio, a distanza, le mascherine eccetera, rischia di provocare un aumento dei contagi, come è accaduto a Trieste, non solo per le manifestazioni ma sicuramente anche per le manifestazioni, e poi, come dire, a pagare le conseguenze sono tutti.
Il dato di Trieste, ma potremmo citare anche altri, è emblematico. C'è un diritto alla salute delle persone, ma c'è anche un diritto importantissimo da parte dello Stato di dover garantire la sanità e la sicurezza di tutti i cittadini, non soltanto di chi manifesta, non soltanto di chi fa commercio e impresa, non soltanto di chi si trova a Trieste incidentalmente in quella piazza. Siccome i nostri comportamenti, la pandemia ce lo ha insegnato, producono effetti anche nel medio periodo, non soltanto nelle ore susseguenti ad un incontro, ad un incrocio, ad un stare vicino a qualcun altro. C'è la necessità di garantire la salute e la sicurezza di tutti e quindi bisogna trovare l'equilibrio che permetta di garantire il modo di manifestare che non comprima il diritto di altri di muoversi, di fare commercio, di fare la spesa, ma anche la salute, sanitaria, la salute di poter essere garantita a tutti. Vediamo subito il cartello, poi andiamo a prendere la telefonata, la stretta del Viminale sulle manifestazioni no Green Pass, evidentemente non solo su queste, però abbiamo un riassunto. I percorsi verranno decisi dalle autorità di ordine pubblico, verranno vietati i cortei nelle aree urbane sensibili, i questori potranno scegliere anche la forma statica anziché quella dinamica, quindi dire a un corteo tu stai lì, non ti muovi, agli organizzatori voi state lì, non vi muovete da quella piazza, da quella via, da quella strada. I questori potranno anche regolamentare i percorsi idonei, quindi capite che c'è un intervento molto deciso. Allora, fino a questo, questa è una circolare del Viminale, e fino a questo momento sostanzialmente una manifestazione non poteva essere, o meglio, veniva automaticamente autorizzata a meno che non costituisse un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Qui vengono introdotti dei criteri di discrezionalità evidentemente più incisivi. Andiamo a prendere la prima telefonata della serata. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove chiama? Pronto, buonasera, sono Giovanni, chiamo da Milano. Da Milano, dica Giovanni, buonasera. Beh, innanzitutto i cortei che si stanno manifestando adesso a Milano fanno parte di una protesta, di un dissenso, di un provvedimento del Green Pass. Mettiamo in chiaro queste cose qua. Perché il Green Pass ha dato una regola dicendo tu puoi andare a lavorare se ti vaccini oppure se ti paghi un tampone. Chi spende 200 euro al mese per pagare un tampone e andare a lavorare ha comunque un danno economico come ce l'hanno i commercianti, ok? Ma di questo non si parla, primo. Secondo, in molti luoghi di lavoro... Guardi, mi scusi, no, la interrompo solo un secondo. Che in Italia non se ne parli non mi sembra propriamente che risponda... Il fatto stesso che lei ha la possibilità e libertà di intervenire in diretta con questa sera e parlarne significa che in Italia se ne parla. Magari non quanto il movimento No Green Pass vorrebbe, ma se ne parla. Vado avanti pure. Ok, sto dicendo che, no, nel senso, mettere in contrasto la difficoltà economica dei commercianti, ma anche chi paga 200 al mese ha una difficoltà economica, giusto? È d'accordo con me? Guardi, sono d'accordo parzialmente, le spiego perché. Perché un commerciante che non può lavorare a causa di un corteo non ha scelte differenti, non può lavorare, punto. Una persona che decide di non vaccinarsi ha deciso di non vaccinarsi, ha un'alternativa che è quella di vaccinarsi, ma per ragioni che adesso non sto a sondare sceglie di non farlo. Il commerciante che non lavora non sta scegliendo di non lavorare, gli viene imposto per causa di forza maggiore, in questo caso una manifestazione. Ma non c'è l'obbligo di vaccinarsi, è una scelta, ok, è una scelta che penalizza comunque chi non vuole vaccinarsi e comunque il diritto del lavoro fa parte della prima legge costituzionale, è quello che si va in piazza a manifestare. Se avessero fatto un Green Pass diverso molte queste manifestazioni non ci sarebbero state, primo. Secondo, è il dissenso popolare che oggi c'è nei confronti della politica e purtroppo chi ha il governo, e dato che oggi c'è il santo Draghi che decide e non decidono più i partiti, questo è il risultato del dissenso della politica. Attenzione, c'è chi va in piazza e c'è chi anche non va più a votare per queste vostre regole discriminatorie nei confronti del popolo. Vi saluto e buona serata. Grazie Roberto. Allora, come da nostra prassi e consuetudine, accogliamo tutte le tesi, se espresse in modo pacato come quella di Roberto. Magari non le condividiamo, personalmente non la condivido, però è giusto che anche Roberto possa dire la sua. Vedevo che sul punto aveva qualcosa da dire, sbaglio? Con la cosa dell'occhio, visto che stava per intervenire, prego, non vuole cominciare. Anche io non condivido la posizione del signor Roberto per le stesse ragioni che sono state sinteticamente poc'anzi espresse, cioè il commerciante che non può lavorare perché viene messo nella condizione di non poter proprio, cioè deve abbassare la clare
perché non c'è più nessuno che gli entra nel negozio e anche magari in qualche caso rischia pure di vedere qualche danno. La persona che invece sceglie di non vaccinarsi, io non riesco a... Scelta legittima, ma scelta. Assolutamente, cioè ti si è chiesto, caro cittadino, preferisci avere la vaccinazione pagata dallo Stato o preferisci procedere in altra maniera? Siccome l'altra maniera però mette a rischio la tua e l'altrui salute un po' di più della vaccinazione, ti fai carico di questo aspetto e ti paghi in maniera anche calmierata il tampone che deve essere fatto ogni 3 giorni. Quindi io non trovo questa cosa un obbligo e un'imposizione, è una libera scelta del cittadino che a un certo punto sa a quali strade possiamo definirlo in senso positivo un condizionamento della vita, ma un condizionamento pensato per un fine di beneficio collettivo, ecco. Assolutamente. Però è un condizionamento, possiamo dirlo, della vita quotidiana. Sì, certo che è un condizionamento. Lo dico senza accezione negativa. No, 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 è certamente un condizionamento, ma il fine ultimo di questo condizionamento è un fine importantissimo. È un bene collettivo, le dice. Cioè noi viviamo in una società, in una comunità nazionale che si dà delle regole di convivenza civile. Lo stare bene, il difendere la salute, il garantire la sopravvivenza, la vita delle persone è uno dei compiti principali dello Stato. La pandemia ha messo in luce che la propagazione del virus avviene con una serie di modalità che sono ormai chiare a tutti da più di un anno e mezzo a questa parte. La vaccinazione è stato dimostrato essere uno strumento non che impedisce al virus di circolare, ma che impedisce al virus produrre gli effetti più critici e negativi fino alla morte delle persone. Punto. Tra poco voglio tornare con Frassinetti proprio sulle, e qua la interpello anche da avvocato, sulle misure prese su questa circolare Viminale. Abbiamo però in coda una telefonata. Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove chiama? Sì, buonasera, sono Roberto e chiamo da Milano. Ma è lo stesso telespettatore di prima? No. Ah, Roberto, effettivamente dissocio. Credo che a Milano esista più di un Roberto, perdoni la battuta. Prego Roberto, dica pure. Mi dissocio dall'intervento del telespettatore che mi ha preceduto. Allora, io vorrei dire solo questo, non voglio parlare né di Green Pass né anche di vaccinazione. La mia idea è che i cortei, parlo di Milano, dovrebbero essere assolutamente vietati, se poi questo è il risultato, ovvero che tante attività e tanta povera gente poi è costretta a chiudere e in una giornata importante come quella del sabato a non portare reddito per quello che è il loro lavoro e allo stesso tempo per la cittadinanza che poi si ritrova magari con atti di vandalismo sulle macchine che si ritrovano sui percorsi di questi cortei. E soprattutto vorrei dire un'altra cosa, io invito il sindaco piuttosto che le autorità competenti in questi cortei dove presenziano migliaia di persone, prendere 50 persone a caso con il loro codice fiscale, vedere se queste 50 persone hanno fatto la vaccinazione e sono in possesso di Green Pass. Io sono sicuro che su 50 persone più della metà hanno il Green Pass. Quindi cosa ci stanno a fare? Sono persone che probabilmente non hanno niente da fare il sabato pomeriggio e sono loro, e attraverso questa scusa, sono lì a destabilizzare una situazione. È l'invito che faccio. Buonasera a tutti. Grazie Roberto. Allora, da un Roberto di Milano a un altro Roberto, posizione contrapposta. Frassinetti, è interessante l'argomento che introduce Roberto, perché dice, secondo me, tante di quelle persone comunque il Green Pass ce l'hanno, quindi è come se ci fosse una componente comunque di manifestanti che sono contro il sistema e quindi adesso se la prendono col Green Pass, in altro modo se la prenderebbero contro un altro provvedimento. Comunque anche questa forma di dissenso è legittima, non è che bisogna andare a sequestrare le persone per vedere. Rivediamo intanto il cartello con le limitazioni di Milano. Mi sembra un po' una forzatura, un atteggiamento del genere. Ecco, ma rivediamo le regole, sì, secondo lei sono eccessive? Allora, io penso che la prima è di buon senso, perché chiaramente i percorsi, cioè la manifestazione, manifestare è lecito secondo me sempre, però uno poi
deve anche manifestare dove gli viene indicato. Cioè non è che ho letto che per esempio i palazzi istituzionali sono stati messi in sicurezza, Palazzo Chigi, Montecitorio, zone sensibili, ecco. Gli obiettivi sensibili, mi sembra che tutto questo abbia una logica. Poi, presumo che lo fossero già più o meno, insomma. Se no, allora la protesta, allora la protesta lì diventa un po' pretenziosa, se si vuole fare davanti a un luogo specifico per creare tensioni. Quindi il punto uno va bene. Io sono scettica. Torniamo sulla manifestazione. Il punto tre. Quindi la forma statica. La forma statica mi sembra troppo limitativa. Limitativa e anche pericolosa, perché un corteo che rimane fermo, dove aumenta la tensione, la gente si surriscalda, può diventare una polveriera. Una polveriera. Quindi direi che è abbastanza irresponsabile cercare di imbrigliare, nella forma statica. E la seconda, l'ho già detta, di vietarlo nelle aree urbane sensibili ha una sua ratio. Suo senso. E percorsi idonei, è lì, però sull'idoneo bisogna capire. Ecco, c'è un'ampia discrezionalità. Forse c'è troppa discrezionalità, quindi il mio parere su queste disposizioni è questo, insomma. Due vanno bene, due ecco, vanno male. Quindi secondo lei si entra in un margine di discrezionalità che poi rischia di ledere, di comprimere eccessivamente. Ecco, secondo me c'è anche un'altra questione da mettere sul piatto. Alcune misure possono essere anche accettate di buon grado, le limitazioni non vengono mai accettate di buon grado, però possono essere necessarie. Credo che nemmeno il ministro Lamorgese abbia preso queste misure di buon grado, insomma. Non avrebbe voluto certamente farlo. Però possono essere giustificabili in un momento di emergenza, di difficoltà. Forse l'importante è che poi questo perimetro un po' più stretto non diventi la regola anche successivamente. Ah no, certo, ecco. Ma poi ovviamente è evidente che andare troppo a comprimere o vietare le manifestazioni, entrando nel merito dell'argomento per il quale si scende in piazza, non è neanche giusto, perché innanzitutto magari poi se si scende in piazza in futuro per altri motivi, lì determinate prese di posizioni più dure o disposizioni più dure non ci saranno. Allora si è creata già una situazione discriminatoria. Un precedente, tra una manifestazione e l'altra. Le manifestazioni devono essere fatte, la libertà di manifestare, poi naturalmente alla questura può essere dato il potere di scegliere magari dei percorsi che siano meno invasivi, che creano meno tensione, ecco. Aggiungo, e qua tra poche secondi andiamo in pubblicità, però c'è chi sostiene questo è vero, però al tempo stesso una manifestazione per essere in qualche modo ascoltata deve creare dei disagi. Io su questo punto non sono molto d'accordo, però chiedo a lei cosa. No, deve creare dei disagi, non so. Per farsi sentire, ecco. Ma insomma, una manifestazione, se ben organizzata, questo però è onere di chi l'organizza, si deve. Certo, non condividerei una manifestazione che viene fatta sfilare in un parco deserto, perché allora. Una manifestazione nel parcheggio di Lampugnano. Esatto, però una manifestazione effettuata lontano dagli obiettivi sensibili, ma comunque in una città dove esiste la possibilità di farsi sentire dai concittadini, si fa sentire sicuramente, altrimenti c'è qualcosa che non torna. Ripeto, non vuol dire che siamo nell'ipotesi Lampugnano, che non la ritengo rispettosa nei confronti, allora è meglio vietarla piuttosto. Tanto per tanto, lei esatto. Dice. Allora, abbiamo ancora una telefonata in sospeso, la teniamo in sospeso qualche istante perché dobbiamo lanciare la pubblicità. Tra pochi secondi sentiamo cosa ne pensa il nostro telespettatore. Pubblicità. Il compito questa sera, l'arduo compito di parlare di libertà, è sicuramente un argomento molto ampio, forse un po' meno ampio da quando la libertà è stata, dico io, scambiata per possibilità di fare quello che si vuole senza in alcun modo pensare alle conseguenze. A mio modesto modo di vedere questa non è libertà, ma è forse anche mancanza di senso di responsabilità sociale. Cosa ne pensate voi? Soprattutto alla luce anche della circolare del Viminale che ha fatto molto discutere sulle manifestazioni no Green Pass, in generale sulle manifestazioni che verranno regolamentate in un modo un po' più stretto.
Abbiamo una telefonata in sospeso. Buonasera, con chi parliamo e da dove chiama? Oh, Mercedes Conti. Pronto? Pronto, oh, meno male. Prego. Prego, l'abbiamo fatta aspettare qualche secondo, dica pure. Buonasera, con chi parliamo e da dove chiama, signora? Io chiamo, sono in provincia di Varese, sì. Però sono vicino a qua, ecco, comunque. Ci dica solo il nome, almeno così sappiamo con chi parliamo. L'hanno cancellato, no, calma, l'hanno cancellato anche dalla carta giovane. Comunque quello che voglio dire, a parte che sono contraria a quelle manifestazioni, ma io sono sempre stata contraria, non servo a prescindere. Gente. Ecco. Addirittura. Però l'Italia è fuori di tutto, di tutte le cose. Non le posso dire per telefono. Se mi dice dove posso trasmettere, vengo a Como, perché sono andato prima. Guardi, usiamo il telefono perché siamo in diretta. Mi tagliano anche il telefono. Usiamo il telefono perché è in diretta. Sì. Ci dica quello che vuole dire e poi passiamo proprio. Oltre. Dica. Non serve a niente quel corteo che poi vanno dentro, che sfasciano tutto. Chi ha dopo il nostro cervello si può ottenere di più facendo le cose, per tanto anche con anche i giornalisti dando falsità di notizie. Non ho capito l'attacco ai giornalisti, prendiamo tutto e la ringrazio signora, posizione molto chiara, buona serata. Allora, la signora dice addirittura io, questo almeno quello che ho colto la telefonata, reputo inutili queste manifestazioni. Insomma, la manifestazione del dissenso però è anche un indice democratico, possiamo dirlo. Poi non deve calpestare altri diritti, però... Sì, assolutamente, non lo dicevo prima, non va compresso, non possiamo pensare che perché c'è dissenso questo non possa essere incanalato, sarebbe un guaio per la democrazia se non fosse permesso ai cittadini di esprimere il dissenso diventerebbe qualcosa di ben più problematico e di ben più grave, però vale quello che ci dicevamo prima, cioè l'espressione del dissenso è sacrosanta, la manifestazione è sacrosanta, ma purché questa non comprima gli altri diritti importanti. Del resto l'articolo 1 della nostra Costituzione, dopo aver detto che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, dice che la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione, il che vuol dire che libertà non è fare quel che si vuole, ma è la capacità di garantire i diritti di ciascuno. E chiaramente, a seconda delle singole situazioni, gli organi dello Stato, i poteri dello Stato possono intervenire per far sì che davvero sostanzialmente i diritti di ciascuno vengano garantiti. E quindi questa condizione straordinaria della circolare del Viminale che definisce alcune modalità, certo che è qualcosa di eccezionale. I detrattori parlano di pericoloso precedente. No, io non credo che sia un pericoloso precedente. Il nostro paese, il nostro Stato ha conosciuto, non solo agli anticorpi, ma ha conosciuto momenti anche ben più drammatici dove sono state fatte leggi speciali per gestire, penso, i momenti critici del terrorismo brigatista. E quindi abbiamo vissuto condizioni dove, come dire, i paletti erano anche ben più... Gli anni delle stragi di mafia, altro esattamente, esempio. Ben più rigidi e ben più tosti di quelli di cui stiamo parlando oggi. Quindi il nostro paese sa distinguere i diversi momenti che vive, sa che alcuni provvedimenti hanno una valenza eccezionale e straordinaria legata alla condizione specifica del momento. Non sono assolutamente preoccupato del fatto che questa circolare, come dire, modifichi in maniera sostanziale e continuativa nel tempo il diritto a manifestare. Quindi questo lo escluderei nella maniera più categorica. Abbiamo parlato di libertà e quando si immagina il concetto di libertà applicato a uno Stato viene, chissà perché poi non è sempre vera come associazione, viene da pensare subito agli Stati Uniti d'America, che sono sicuramente uno Stato in cui ci sono molte libertà, pensiamo ad esempio alle libertà anche di possedere un'arma, al di là di come lo si possa pensare, insomma una libertà molto critica che nonostante tutti i problemi che questo comporta nessuno è riuscito in qualche modo a normare. E questo perché nel momento in cui si va a incidere su una qualsiasi libertà gli americani reagiscono sempre in modo piuttosto vigoroso. E quindi se noi pensiamo di essere soggetti a delle regole, ci sono zone del mondo dove queste regole sono quasi non esistono. Andiamo un attimo in Texas a vedere cosa accade precisamente a Dallas col prossimo servizio.
L'Austria tenta di correre, tardivamente ai ripari. La Germania accelera sulle terze dosi. L'Italia si fortifica contro la piena della quarta ondata, tentando al tempo stesso di gestire le tensioni sociali. E poi c'è la città di Dallas, in Texas, lo stato più americano degli Stati Uniti d'America, dove nessuno o quasi porta la mascherina, dove si è vaccinata la metà della popolazione. E dove i pochi posti di terapia intensiva, scrive l'inviato del Corriere della Sera, sono occupati al 91%. Ancora le parole di Giuseppe Sarcina del Corsera: in un paio di giorni di esplorazione urbana abbiamo potuto verificare che le persone hanno naso e bocca scoperti, non solo per strada e passi, ma anche se entrano in un supermercato, in un bar, in un museo, nel salone di un parrucchiere o di un barbiere, nella hall di un albergo, sul metro tram. Non solo, la mascherina non è obbligatoria per legge. La legge del governatore Greg Abbott dice il contrario. Negli edifici pubblici, scuole comprese, è vietato imporre la mascherina. Tutto ciò, scrive ancora l'inviato del Corriere, sulla base del principio cardine della cultura politica repubblicana, un dogma in tutto il Texas: libertà di scelta. Frassinetti, quando il dogma della libertà va anche contro quelle che potremmo definire delle regole di buonsenso dal punto di vista sanitario. Il feudo repubblicano, sicuramente dal punto di vista ideologico vicino anche a posizioni su alcune questioni di Fratelli d'Italia, della destra italiana, insomma. Diciamo che l'America ha una destra, la destra italiana è un'altra cosa comunque. Ci tengo a precisare. Questo, ci sono delle differenze anche culturali, sì, certamente. Ecco, ma però comunque io credo che in un momento pandemico così, così grave non usare nei luoghi chiusi la mascherina sia un po' un azzardo. Quindi la libertà non è un dogma applicare sempre e comunque. Non è un dogma. Prima si parlava della libertà applicata a un diritto di dissenso e la difendo. Ma se poi la libertà deve essere quella di non ottemperare ad alcuni comportamenti che sono messi in atto per il bene e la salute di tutti, diventa un po' stride questo concetto di libertà. Non è più poi libertà, poi almeno dal nostro punto di vista di europei, perché forse abbiamo una concezione dello Stato inteso come collettività un po' più evoluta. Che poi gli Stati Uniti sono contraddittori, no? Perché è il paese delle libertà, poi però magari uno per un incidente all'aeroporto, che è un documento sbagliato, è capace che finisce anche una settimana in carcere. Per quello, esatto, noi pensiamo subito agli Stati Uniti, però poi esistono delle curve molto molto, no? Strette, dei paradossi. Esatto. Una telefonata da casa, pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove chiama? Sì, buonasera, sono Maurizio, a provincia di Lecco. Buonasera, dica pure Maurizio. Allora io voglio dire tre cose veloci. La prima è, visto che siamo in uno stato di emergenza, devono essere vietate qualsiasi manifestazioni fino a che non usciamo allo stato di emergenza. Secondo, chi vuole andare a lavorare non vaccinato lo si manda a lavorare come è stato mandato a lavorare tutte quelle persone dal febbraio 2020 fino a che è arrivato il vaccino. Con mascherina FFP3, FFP2, quello che è, non quella chirurgica, e i guanti, con la protezione dei guanti. Poi è inutile che stiamo qui a raccontarci un sacco, stiamo facendo tutte le televisioni, tutti i telegiornali, la storia Green Pass. Allora, il Green Pass serve per andare a fare i vizi, vai al bar, vai al ristorante, vai qui e vai là, perché le cose fondamentali il Green Pass non serve, perché se prendi mezzo pubblico non serve, se vai a fare la spesa non serve, per cui... Però per lavorare serve. No, se sì. Sì, ma vai il Green Pass per chi va a lavorare va bene, ma chi non vuole vaccinarsi, visto che non c'è lo... Io sono vaccinato... No, aspetti un secondo Maurizio, non confondiamo il Green Pass col vaccino, perché il Green Pass si può ottenere anche o con la guarigione o col tampone, questo per completezza, dica pure. Sì, ma il tampone ce lo devi fare ogni due giorni, che cacchio vuol dire? C'è chi ha legittimamente fatto questa scelta, io personalmente non la condivido, ma è una scelta possibile e prevista, però andiamo avanti, dica pure. Il tampone lo devono fare chi deve andare a lavorare, o no?
No. Perché non penso uno che va a fare la spesa al supermercato deve farsi il tampone. No. Allora, diciamo che in tutti i luoghi che siano di lavoro, di divertimento, dove è richiesto il Green Pass, in quei luoghi si può accedere o col tampone o col vaccino. La norma è questa, in soldoni. Dica pure. Sì, beh, ma il bar e il ristorante, perché non a fare la spesa, perché quando tu vai al supermercato non ti chiede niente nessuno. Certo, gli approvvigionamenti, diciamo, indispensabili, ecco, allora, siccome... le farmacie, la spesa, insomma, esatto, quelle sono accessibili a chiunque, chiaro. Ma chi lavora, per esempio, nei supermercati, come ho lavorato io fino a un mese fa, perché adesso sono in pensione, vado in pensione, ci hanno fatto lavorare, quindi dopo 14 mesi, senza controlli dei dottori, senza niente, abbiamo lavorato con la mascherina e i guanti. Chi prende il mezzo pubblico va con la mascherina e i guanti, non pensa che vada senza mascherina e niente. Per cui chi deve lavorare, perché come quando qualche politico vuole, la Costituzione fa legge, invece quando i diritti sono per noi persone normali, la Costituzione non vale niente, no? Perché se la Costituzione dice che il primo articolo è lavoro, il lavoro non c'è e cercano di farci lavorare molto male con 10.000 tipi di lavoro. Per cui chi va a lavorare, gli date la mascherina e i guanti per chi non si vuole vaccinare, o se no si fa il vaccino obbligatorio, perché chi va a lavorare è un suo diritto andare a lavorare. Per cui se non c'è obbligo vaccinale gli date mascherine e guanti, regole diverse per chi non è vaccinato. Grazie, così almeno smettono di andare in piazza a rompere le scatole. Grazie, grazie per la sua telefonata. Allora, salvo un concetto di questa telefonata, lo approfondisco fra pochi minuti dopo la pubblicità. L'ascoltatore Maurizio, se non sbaglio, da Lecco, ipotizza, chiede delle misure differenti o un trattamento differente per chi non è vaccinato, che è un po' quello che sta pensando, o meglio che sta per fare, l'Austria. E tra poco ne parliamo. Pubblicità. Un altro tema su cui si stava chiacchierando fuori onda è anche poi l'assetto democratico di un paese. Paesi che hanno forme di Stato e di governo più autoritarie hanno magari al tempo stesso più facilità a imporre delle regole, per contro però si perdono delle garanzie di civiltà e di democrazia, che invece sono delle conquiste da preservare. Telefonata e poi parliamo di quello che sta accadendo in Austria, perché è stata presa l'Austria come modello di buon governo anche da polso deciso per il lockdown selettivo, però l'ospite che sentiremo nell'intervista ci dice che non è proprio così. Telefonata, con chi parliamo? Buonasera. Buonasera, mi chiamo Armando, mi chiamo da Erpa, provincia di Como. Buonasera. Sono un dipendente, diciamo, del Servizio Sanitario Nazionale, lavoro in un ente pubblico, appunto, e sono anche un volontario di Croce Azzurra Como da 20 anni. Quindi posso dire che ha vissuto in prima linea, comunque nelle prime file la pandemia. La sto vivendo ancora. Perché mi occupo di logistica, quindi tutto quello che è inerente Covid e quant'altro. Devo dire che a volte sento affermazioni in televisione che mi fanno un attimo restare basito, perché appunto vivendola da dentro tutti i giorni so cos'è questa realtà. Premetto che io sono vaccinato, ho già fatto anche la terza dose e sono contento di averlo fatto, perché con i miei occhi ho visto cose che dal di fuori non si possono vedere. Riguardo i cortei, è capitato a me, mentre andavo a soccorrere una persona, di restare bloccato con l'ambulanza in uno di questi cortei. Aspetti, la sentiamo molto male, le chiedo di alzare un pochino il tono di voce, magari anche il ritorno in studio, e di scandire magari un po' meglio, perché la comunicazione non è perfetta. Dica pure, le è capitato? Mi è capitato durante il mio turno di servizio recentemente, in queste settimane, di restare bloccato con l'ambulanza in urgenza in uno di questi cortei. Ah. Ora, io dico, tutti siamo liberi di manifestare sempre in modo opportuno, senza devastare la proprietà altrui e quant'altro. E ci sta, perché ognuno è libero di esprimere la propria idea. Io ascolto, magari non condivido, ma ascolto tutte le opinioni. Quello che dico però è a queste persone che bloccano le strade della città, io faccio servizio a Como, quindi sappiamo come com'è,
di provare a pensare se dovessi andare a prendere un loro caro e avesse bloccato con l'ambulanza per un corteo di questi. E questa è la prima cosa. La seconda cosa che mi dà fastidio, mi fastidisce a me professionalmente, è quando magari mi vedono con la divisa e mi dicono no, ma tanto questo non esiste, no, ma tanto è solo un effetto mediatico, no, ma questa cosa io ormai dopo 21 mesi e tante vite andate, la lascio scivolare. Però l'unica cosa che posso dire, signori, a tutti, lo dico col cuore, riflettiamo prima di dire e pensare a certe cose. Poi chiunque, secondo me, è libero di fare quello che vuole. E no, e qui guardi, qui non sono d'accordo con lei, perché la libertà non è fare quello che si vuole. Perché no, intendevo vaccinarsi o non vaccinarsi. Ah, certo, certo. Sotto quell'aspetto. Io consiglio di farlo, da persona in prima linea, dico io consiglio di farlo. Poi ognuno può avere i suoi pensieri, può leggere il manuale delle giovani marmotte e prenderlo come Vangelo, o può andare a informarsi su libri, su testi e quant'altro. Io purtroppo lo vedo, lo tocco e lo sento tutti i giorni. Tutti i giorni. E lei sta parlando, non sta parlando al passato, sta parlando ancora al presente, evidentemente. Assolutamente sì, io stanotte sono reperibile per il mio lavoro. E se mi chiamano parto e vado. Mi è successo alla vigilia di Natale, lei è un giornalista, dovrebbe ricordarsi quell'evento, di essere chiamato all'aeroporto della Malpensa per quell'aereo dove i due ragazzi italiani che erano a Londra e Londra era bloccata, non si poteva andare via, positivi, con un artificio strano sono riusciti a prendere l'aereo, hanno tenuto l'aereo sopra la Malpensa fino alle 11 di sera. Mi ricordo perfettamente. A mezzanotte la panda, quella scritta sulle portiere che andava verso San Matteo di Pavia in virologia con sui tamponi infetti, era quella dell'Armando. Quindi la gente queste cose non le sa. E per quello che dico, la situazione non è come era l'anno scorso, per amor di Dio. E grazie, non voglio dire chi è vaccinato, chi non è vaccinato, non sta a me a dirle, i numeri parlano. Però bisogna stare attenti. Il signore di Lecco prima ha detto una cosa, alcune cose non le concordo, ma ha detto una cosa saggia, la mascherina e i guanti. Io tutt'oggi vedo in centro a Como gente a un metro uno dall'altro senza la mascherina. E non va bene. Chiaro, Armando. Io la ringrazio perché ci ha dato una testimonianza sicuramente preziosa e anche molto accurata di quello che è accaduto e di quello che sta accadendo. E sono contento di averla ospitata nella nostra trasmissione. Grazie e buona serata. Grazie a voi. Grazie. Testimonianza preziosa, diciamo, quella di Armando. Lavora in prima linea, lavora nella sanità, dice attenzione però perché innanzitutto non parla al passato Armando, ma parla al presente. E poi effettivamente lui dice non mi fa quasi più effetto sentire gente che nega la pandemia. Io però su questo vorrei farvi una domanda, perché per libertà si intende anche libertà di dire quello che si vuole. E anche in questo caso riflettiamo su quanto è opportuno evitare che la libertà di espressione vada in qualsiasi direzione senza assunzione di responsabilità. Perché io leggo le parole di Monsignor Viganò, non l'ultimo prete di provincia, ma il nunzio apostolico degli Stati Uniti d'America dal 2011 al 2016. Parole di Monsignor Viganò: psicopandemia, media di regime che tacciono. Stiamo cominciando a capire che ci hanno ingannato per 2 anni raccontandoci cose che non corrispondevano alla realtà. E ancora, uccidevano deliberatamente i contagiati per farci accettare mascherine, lockdown e coprifuoco. Se queste parole vengono pronunciate da un monsignore e non, con tutto il rispetto, dall'ultimo prete di provincia, capite che il concetto anche di libertà di espressione a volte può fare danni. Ma, al netto del fatto che non condivido una parola di ciò che ha detto Monsignor Viganò, le reputo delle parole gravi, prive di fondamento e per certi aspetti anche un po' deliranti, però non posso farmi questa domanda: ma che bisogno c'è che un giornalista, una trasmissione, un quotidiano vada ad intervistare una persona che dice queste sciocchezze? Per poter dire un monsignore piuttosto che un ingegnere o un presidente o
afferma queste cose. Me lo sono chiesto anch'io, però al tempo stesso il compito, secondo me, della stampa, allora, da una parte è vero, deve in qualche modo evitare di fare da cassa di risonanza a parole che possono avere delle conseguenze pesanti. Al tempo stesso, però, è fondamentale che la stampa sia attenta nel mostrare anche i paradossi o le posizioni estreme per difendersi anche da questi stessi estremi. Concordo. Quello che a volte sottile. Però mi aspetterei da chi svolge questa importante professione è che è giusto far sentire tutte le campane, ma poi è anche giusto dire ai cittadini che con questa campana è proprio una campana stonata. Non possiamo sempre lasciare che siano le persone a comprendere se ciò che viene detto è una boiata pazzesca. Formazione della coscienza pubblica, le dice, deve passare anche. Io credo che ci sia un importante ruolo di chi svolge la vostra professione nell'aiutare le persone a comprendere, non dico dove stia il vero e dove stia il falso, perché questo davvero sarebbe complicato, però spesso io ho visto nelle TV anglosassoni, anche rispetto a chi svolge le nostre funzioni, da noi è raro che se qualcuno di noi afferma una boiata pazzesca, e qualche volta a me accade, il giornalista ti dica: guardi onorevole, guardi senatore, che lei sta dicendo una fesseria. Esattamente. All'estero, nei paesi anglosassoni, in modo particolare in Inghilterra, quando venne zittito Trump, ecco, questa cosa avviene di più. Io credo che questo aiuti le persone a comprendere meglio, non dico, lo ripeto, cosa è vero e cosa è falso, ma certamente a orientarsi in maniera più solida sulla realtà, più serena su quella che è la realtà. Tra poco la telefonata. Frassinetti, sentivo una settimana fa da Alessandro Milandauno in Sono 100.000 su Radio 24 il direttore di Berlino Magazine, che diceva: in Germania le teorie più strampalate, Novax, non le legittime posizioni di perplessità e dubbio, però le teorie più strampalate, più bizzarre, Novax, come quella che abbiamo appena sentito, non trovano spazio sui mezzi di informazione per scelta. È questa, secondo lei, una strada? Ma indubbiamente l'informazione ha un grande potere, è superfluo dirlo, e già indirizza in grande modo abbastanza significativo le idee, quando entra soprattutto con i telegiornali, con le televisioni, nelle case delle persone. Quindi è evidente che anche una scelta fatta, se mandare o no una dichiarazione di un certo tipo o non mandarla, produce poi il fatto della diffusione di questa idea. L'importante, secondo me, è non restringere perché poi qui il crinale vicino al diritto d'opinione. Capisce che il confine è sfumato. Il confine è molto sfumato. Io penso che ognuno debba poter dire quello che vuole, ovviamente se non incorre in reati che il codice stabilisce. Dopodiché i mezzi di informazione hanno il compito di veicolare o meno ci sono alcuni non messaggi. Reati, ecco. O ci sono messaggi che non sono reati, ma sono più pericolosi, magari di una diffamazione. Cioè, sì, sicuramente, però appunto qui bisogna stare attenti. È un terreno delicato. È un terreno delicato, perché se poi uno assurge al giudice del fatto che quella cosa deve essere detta e quell'altra no, insomma, poi si arriva in un campo molto minato. Telefonata da casa, poi pubblicità. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Niente, si era stufato di aspettare, non mi chiamo a richiamare. 031-3300-655. Tanti ci state scrivendo, 335-70-84-396. Alla maggior parte dei messaggi abbiamo sostanzialmente già risposto con i nostri interventi, con le risposte che avete sentito. Tra pochi secondi parliamo di Austria, come avevo preannunciato, sentendo un'opinione che vi farà anche riflettere su quello che sta accadendo al di là del confine. Pubblicità, a tra poco.
Allora, una telefonata in coda, l'abbiamo persa, insomma, adesso richiamerà il telespettatore 031 33 00 655. Ma andiamo, come promesso, in Austria. Andiamo in Austria perché l'Austria ha deciso di utilizzare questo lockdown selettivo. I contagi stanno rapidamente salendo, in modo ben più importante rispetto anche alla stessa Germania, però aspettate a prendere l'Austria come esempio di paese decisionista che introduce delle misure, che il paese virtuoso che introduce delle misure stringenti. Perché Marco Di Blas, che scrive di questioni austriache per il gruppo GEDI ed è autore del blog Austria Vicina, ci spiega esattamente cosa sta accadendo in Austria. Lo sentiamo. L'Austria si trova in una situazione allarmante, oserei dire drammatica in questo momento, più vicina ai paesi dell'est Europa che non a quelli, alla Germania e ai paesi del centro e nord Europa. In Italia c'è un numero di contagi che è la metà di quello austriaco, in un paese come l'Austria che è paragonabile alla Lombardia come dimensione demografica. E i posti letto in terapia intensiva attualmente occupati sono 413, che corrispondono al 20% dei posti disponibili. Quindi entro la prossima settimana si arriverà al 30%, il che significa che le strutture sanitarie ospedaliere saranno al limite del collasso. Si dovrà imporre un triage per stabilire chi entra, chi non entra, chi si cura e chi non si potrà curare. Ecco, questa è la situazione. In questo momento le misure, i provvedimenti di cui si è molto parlato anche in Italia, che seguono in un certo quel modo il modello italiano, sono stati presi tardivamente perché una responsabilità o irresponsabilità della politica austriaca, che ha atteso prima di decidere, ha atteso che si facessero le elezioni in Alta Austria, che è uno dei Länder più importanti del paese, il 26 settembre, e fino a quella data si diceva che tutto va bene, che ormai la pandemia è finita e che si torna alla vita normale. Subito dopo c'è stata una crisi di governo con le dimissioni del cancelliere per ragioni che non sto qui a spiegare, ma è andato perso un mese e finito quel mese, finalmente la scorsa settimana sono stati presi quei provvedimenti di cui si è parlato, che però sono ormai tardivi e daranno i loro effetti in dicembre o in gennaio. Intanto già dalla prossima settimana in Austria, insomma, la situazione diventerà problematica negli ospedali. Ecco quello che sta accadendo in Austria, tutt'altro che virtuosa, almeno stando alle parole di Blas, un governo che sta addirittura rincorrendo, che secondo l'opinione del giornalista in modo colpevole ha aspettato a prendere dei provvedimenti per ragioni meramente elettorali, perché poi tutto il mondo è paese. E adesso si trova a rincorrere un'impennata di contagi con misure che faranno vedere degli effetti solo tra troppo tempo, ma nel frattempo la sanità austriaca rischia il collasso. E allora torniamo al concetto del lockdown selettivo, che è un po' poi questa misura presa dagli austriaci. Frassinetti, le sembra che possa essere una strada applicabile questa, quella di differenziare in modo netto le libertà, visto che di questo stiamo parlando, tra chi è vaccinato e chi non lo è? No, io penso che la via maestra sia quella di convincere le persone a vaccinarsi con una campagna ad hoc, intensa e determinata, che possa indurre, insomma, in alcune regioni anche da noi le percentuali dei vaccinati sono altissime. Penso che allora mettiamo il vaccino obbligatorio, cioè se dobbiamo precludere a una persona che decide di non vaccinarsi il fatto di poter uscire o di poter... D'altronde, se vuole accedere ad alcuni luoghi deve fare il tampone, no? Attualmente. Quindi penso che questa sia già... Però arrivare a dire, è vero che il Green Pass di fatto è una leva al vaccino, però arrivare a dire senza il vaccino, non col Green Pass, ma senza il vaccino, lì non entri, insomma, sarebbe un'azione molto forte. Sì, esatto. Troppo forte, secondo me. Non sono d'accordo, è troppo forte. Vincino, troppo forte come azione, oppure al di là dei tempi che abbiamo capito per l'Austria essere colpevolmente tardivi, lo strumento in sé la convince? Il lockdown selettivo? Ma io credo che la situazione austriaca sia profondamente diversa da quella italiana.
Da noi abbiamo ascoltato anche nei mesi scorsi accuse di essere troppo rigidi, di non voler smollare un po' di più la situazione, però io credo che i dati di questi mesi, di queste settimane, di questi giorni, il confronto non solo tra l'Italia e l'Austria ma anche con gli altri paesi europei possono farci dire che il metodo, il modello italiano è stato un modello vincente, perché le riaperture fatte con gradualità, il mantenimento di una serie di misure di sicurezza, l'uso del Green Pass diffuso, esteso per molte attività che possiamo fare, in questo momento i dati ci dicono che l'Italia è il paese europeo con la Spagna che ha messo decisamente... Che non ha Green Pass la Spagna. È vero, lì è stato fatto un altro ulteriore percorso, però diciamo questi due modelli sono i due modelli che in questo momento dicono i numeri stanno producendo i migliori effetti, o se preferiamo gli effetti meno negativi, perché comunque anche da noi c'è una crescita. La provincia di Como, che è comunque una provincia ben messa dal punto di vista dei contagi, però ogni settimana sono raddoppiati. Certo. Per dire, giusto il territorio che più c'è vicino, però insomma la situazione è difficile, dice, però la lungimiranza dell'Italia sta venendo fuori adesso rispetto ad altri paesi che forse hanno rincorso. Esatto, quindi non mi sentirei di giudicare la scelta dell'Austria come utile, conveniente, eccetera, perché noi abbiamo fatto un percorso differente che oggi ci fa stare un po' più tranquilli che altre nazioni. Certo, dove si è perso tempo e dove si è voluto preoccuparsi di più, esattamente, perché c'erano elezioni, eccetera, oggi devono correre ai ripari e assumono delle decisioni che sono decisamente diverse dalle nostre, sono molto forti. Telefonata da casa e poi torniamo a parlare di quello che accade nel resto del mondo, perché anche ad esempio Singapore ha preso una decisione molto forte. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove chiama? Buonasera, dottor Andrea, sono Carlo da Bollate. Carlo da Bollate, buonasera Carlo, dica pure. Saluto i suoi ospiti, Paolo Frassinetti e Comincini. Grazie. Ma io penso che si sono dette, come al solito, si fa una grandissima ambiguità. Io la vedo proprio una grande ambiguità sul potere di decisione. Cioè qui siamo di fronte a dover decidere in maniera netta, ma siccome per non entrare e contrastare poi certi diritti, che quelli che per esempio possono essere giustamente il diritto al lavoro, il diritto a esprimere le proprie opinioni, non si decide niente, non si decide niente nel senso che si cerca di dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, e questa la dice lunga su questa situazione di questi cortei che domani è la 17esimo sabato in cui questi vengono a protestare, giusto, che con certe posizioni, però io dico quindi, solo quindi secondo cosa. Lei si sta temporeggiando, Carlo? Ma certo che si sta temporeggiando, Andrea, perché si spera che ne usciamo più presto da questa pandemia, giustamente con il vaccino che sia sempre più efficace, perché visto che il vaccino è l'unica arma, però dobbiamo anche essere onesti e dire che ancora il vaccino non ha la totalità di renderci immuni, perché anche chi è vaccinato, io certo, sono vaccinato, è un grandissimo aiuto, non è risolutivo, ma è un grandissimo aiuto. Esatto, dire, e questo lascia spazio a qualcuno che dice appunto io non mi vaccino finché non ho il vaccino sicuro. Cioè ci sono sempre il confine tra, come si dice, tra verità e non verità, il confine tra vittime e carnefici è sempre molto labile, e qui ci troviamo in questa situazione. Quindi ci vorrebbe anche una certa posizione di un governo forte, ma io vedo che di forte nel governo, ma ne vedo poco. Carlo, però le chiedo, l'attuale governo è stato accusato dell'opposto, di essere troppo decisionista sul Green Pass, ora sulle limitazioni dei cortei. Dal suo punto di vista non è abbastanza decisionista? No, perché non ha... No, Andrea, lei lo sa come la penso sul governo. Io penso che questo governo sia la sconfitta della politica, prima di tutto. Perché non esiste nessun dibattito politico, il Parlamento è stato, messo sotto banco, nel senso che nessuna prerogativa di dialogo c'è in questo esecutivo, nel senso che decide solo uno, ma perché lo decide? Lo decide perché siamo arrivati a un punto in cui la politica non è più affidabile per i cittadini. Io penso che questo governo tiri avanti fino
tira avanti perché deve decidere sostanzialmente in questi anni cosa vuole fare del PNRR, ma lo sappiamo già cosa vuole fare. Draghi deve stare lì altri 5 anni, perché altrimenti l'Europa ci castigherà, altrimenti, perché non si può permettere un paese come il nostro di avere un altro premier dopo il 2023. Non si può assolutamente, perché non c'è in giro un premier che abbia, diciamo, l'onorabilità di questo premio. Le faccio io una domanda, Carlo, per chiudere. Lei dice il governo sta temporeggiando, quindi al netto dell'analisi politica, se lei dovesse suggerire un'azione di governo in questo momento sul tema, cosa suggerirebbe? Io a questo punto, visto che siamo di fronte forse a un'ondata, siamo di fronte a un rischio di tornare un po' in una situazione critica, a questo punto potrei uscirei allo scoperto, direi: chi non fa il vaccino perde determinate garanzie di vita, di socialità, ma le perde, ma non perché gli tolgo la libertà, perché io devo assolutamente ritornare ad essere un paese come competitivo. Se non lo siamo da questo punto di vista, non ne usciamo più. Chiaro. Cioè, bisogna anche essere, diciamo, la mano pesante ci vuole quando la situazione diventa pesante, ma se noi continuiamo a trastullarci su facciamo o non facciamo, non la vedo molto bene questa cosa. È chiaro. Grazie Carlo, grazie, buona serata. Allora, prima di lanciare la pubblicità, vi leggo rapidamente un'ansa battuta poco fa, attorno alle 20. L'Olanda vara un lockdown parziale di 3 settimane. Quindi la commentiamo in diretta. Il premier olandese ha annunciato un lockdown parziale di 3 settimane a partire da sabato, quindi da domani. Tra le misure messe in campo, la chiusura di, in teoria da domani, non credo si intenda il prossimo sabato, tra le misure messe in campo, la chiusura di bar e ristoranti alle 20 e dei negozi e dei beni non essenziali alle 18. Via anche i tifosi dagli stadi, ampliata la gamma di luoghi in cui sarà necessario il Green Pass. Il virus è ovunque, ha detto il premier olandese, affermando che con il lockdown parziale verrà sferrato un duro colpo, questa è la speranza, alla risalita dei contagi. Questo è ciò che accade in Italia. Tra pochi secondi lo commentiamo in studio. Pubblicità. Fa abbiamo letto la notizia che in queste ore, in questi minuti, sta rimbalzando sui principali siti di informazione. L'Olanda cerca di correre ai ripari, ha istituito a partire da domani una sorta di lockdown parziale per 2 settimane, coprifuoco, smart working, insomma si torna purtroppo a tempi che pensavamo di non dover più vivere. Sto prendendo in diretta da fonti che spero siano attendibili, dovrebbero essere, sono colleghi dell'informazione, sulla situazione, perché poi è interessante capire, ok, l'Olanda ha preso questa decisione, ma sulla scorta di quali dati. Abbiamo un'incidenza settimanale in Olanda superiore a 400 casi ogni 100.000 abitanti. Faccio due esempi. Trieste ha quasi 500 contagi ogni 100.000 abitanti. Abbiamo detto che è una sorta di focolaio italiano. Quindi addirittura la situazione di Trieste è peggiore rispetto a quella olandese, dove si è deciso per questo lockdown. La provincia di Como, quindi andiamo da un accesso all'altro, ha 50 casi ogni 100.000 abitanti. Questo per pesare i dati. Per quanto riguarda invece i vaccinati completi in Olanda, la percentuale dovrebbe essere, uso il condizionale d'obbligo, mi riservo di approfondire, pari all'85%, mentre le terze dosi sono state somministrate solamente ai immunodepressi anziani, quindi evidentemente poi bisogna vedere anche quanto dura l'effetto del vaccino, perché esatto, siccome siamo comunque su un terreno ipotetico, perché non ci o sono comunque poco esplorato, non ci sono certezze, e Johnson & Johnson pareva bastasse una dose, invece non è vero, devono fare il richiamo, indubbiamente comunque c'è una situazione complessa e non così prevedibile, che per un atto così delicato come un vaccino navigare a vista così. Io l'ho fatto, per l'amor di Dio, andrò a farmi anche la terza dose e tutto, però insomma qualche problema. Ma penso che a cuore leggero nessuno. AstraZeneca è uscito di scena, non si sa più, non si nomina neanche più, e c'è gente, i più anziani che l'hanno fatto adesso sono scoperti,
che hanno fatto AstraZeneca. Allora, i dati, One World in Data dice che la percentuale di vaccinati completamente vaccinati in Olanda nei Paesi Bassi è il 72,1%. Ha finito il ciclo che vaccinale. Ha terminato il ciclo vaccinale, esatto. Vabbè, più basso. Però qui ogni fonte di diffusione dei dati. Bisogna vedere anche a quale data 72 basso esatto, è stata... magari è un dato ad esempio in Austria da quando è stato annunciato il lockdown selettivo la percentuale di vaccinati con la prima dose è schizzata alle stelle perché tutti sono corsi ai ripari. Aggiungo anche un altro dato che cito con il condizionale perché mi riservo di approfondire. E per quanto riguarda l'Olanda, il 55% dei pazienti negli ospedali e il 70% di quelli in rianimazione non dovrebbe essere vaccinata o non completamente, quindi ancora una volta si è parlato di pandemia dei non vaccinati e questo dato lo confermerebbe. Abbiamo una telefonata in sospeso, pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, con chi parliamo e da dove chiama? Camilla dalla provincia di Lodi. Dalla provincia di Lodi, Camilla, buonasera di Capura, lei la parola. Buonasera, ho parlato con la vostra centrale di Insta che è stata gentilissima e ha voluto sapere di che cosa, non so come dire, avrei parlato dopo, mi è dispiaciuto un pochino, mi è sembrato un po'... Ma è normale chiedere su cosa vuole intervenire perché a volte, sì. a volte abbiamo ragione, telespettatori perché... che intervengono su temi che non stiamo trattando e quella telefonata evidentemente non passa perché se noi stiamo parlando di Covid e ci arriva una telefonata sulla finanziaria non passa, questo è fuori di dubbio, per quello viene chiesto, dica pure. Naturalmente sì. Il punto era questo, io seguo quasi sempre i media locali, i giornali, le reti televisive un po' meno perché ho meno tempo, però i giornali sicuramente, perché trovo una voce differente, perché trovo meno pressioni, perché trovo giornalisti che hanno coraggio di dire le cose come stanno, spesso e volentieri si sta, no? Che sui media nazionali questo non è possibile. Stasera sono capitata da caso sulla vostra... Mi spiace che sia capitata solo per caso che non ci conoscesse, la speranza è che capitata per caso resti per scelta, dica pure. Guardi, ho fatto un intervento su Twitter, sono piuttosto seguita, ho detto che tentavo di chiamarvi e quindi credo di avervi, non voglio fare presuntuosa, però credo di avervi fatto avere un ascolto un attimo più alto del solito. Dica comunque, pure. Comunque, quello che mi piacerebbe davvero, quello che io credo sarebbe anche per voi forse conveniente, dal momento che siete, ripeto, una emittente locale, che non avete tutta quella pressione sulle spalle che hanno le reti televisive nazionali, sarebbe davvero interessante che deste voce a, come dire, le voci fuori dal coro, perché se noi dobbiamo... sentire la stessa identica cosa a Pappagallo da 2 anni che ci riportano la RAI, Mediaset e tutti gli altri media online piuttosto che cartacei, non che voi non siate... Insomma, per ci ha chiamato per farci lezioni di giornalismo, questo, giusto? No. E allora, ci dica cosa vuole dire, al di là delle lezioni di giornalismo che prendiamo, come dire, ringraziamo allora, ma passiamo oltre, ci dica cosa vuole dire. Per carità di Dio. Però, semplicemente, se solo voi... Se solo voi, che non avete tutta questa pressione, riusciste finalmente a dire qualcosa che non è preconfezionato, che riguarda la verità, perché per esempio io faccio un lavoro che mi mette in contatto con... Guardi, però, ecco, io qua voglio... No, mi scusi un secondo, io qua parlo per conto mio e non parlo per conto terzi di altre televisioni. Perfetto, lei ha detto che è capitata perfetto. Per caso, evidentemente non segue le nostre trasmissioni. In questo momento ci sta perfetto, dicendo di dare voce fuori dal coro, senza conoscere quello che facciamo. No, le sto ora, dicendo, ecco. Le sto dicendo semplicemente che dal momento che faccio un lavoro che mi consente di avere a che fare con trasportatori che girano tutta Europa, sì. Questa cosa circa le limitazioni, i lockdown, le chiusure che stanno avvenendo in paesi, negli altri paesi europei, non mi risultano corrette, non mi risultano veritiere. Ok, per cui mi chiedevo se evidentemente si potesse avere una a un certo punto un'idea più ampia, una visione più... Guardi, noi l'abbiamo lasciata, noi abbiamo qualcosa? Noi crediamo, diciamo, nella libertà di espressione, quindi l'abbiamo lasciata parlare senza problemi. Però ecco, questa teoria del complotto di fondo che i media nazionali
non danno teorie alternative quando non è così. No, ma guardi, lei ha parlato. Non è un complotto, eh? Allora, nel momento in cui lei dice che tutte le TV nazionali, no, nel momento in cui lei dice che tutte le TV nazionali non danno spazio a tesi alternative, è sostanzialmente una teoria del complotto. Quindi io, signora, la ringrazio per l'intervento e le auguro una buona serata. Una teoria del complotto, perché vi chiedo semplicemente di non riportare gli stessi identici articoli. Ma non stiamo riportando gli stessi identici articoli. Lei, innanzitutto, signora, ci ha chiamato senza sapere cosa va in onda nella nostra TV, perché dice che è capitata per caso. Sta dicendo che le TV nazionali dicono la stessa cosa e non lasciano tesi alternative, e non è vero. Per me è una sorta di complotto. Ha avuto modo di dire quello che voleva dire. Ho la libertà di dire che non sono d'accordo con lei o no? Naturalmente sì. Perfetto, grazie signora, buonasera. Grazie, signora. Dal momento buonasera. Che i miei autisti mi confermano che non è così, non ci sono lockdown in previsione in determinati stati. Allora, quindi signora, quindi l'ANSA, il Corriere della Sera, Repubblica, stanno tutti scrivendo delle stupidate. Grazie per aver telefonato e buonasera. Chiudiamo la telefonata, perché stiamo veramente andando oltre quello che è, come dire, il buon senso. Le linee sono aperte però... A vostro buon cuore, il che significa che se non concordiamo non dobbiamo per forza essere megafono oppure darvi ragione. Questa almeno è la posizione personale. Torniamo, e mancano 2 minuti alla fine, a parlare di paesi che hanno utilizzato strumenti ancora più forti rispetto al lockdown selettivo. Parliamo di Singapore. Singapore addirittura ha detto: chi non è vaccinato si paghi le cure, che è forse la soluzione più estrema sentita fino a questo momento, o la misura più estrema, che anche in questo caso ha fatto discutere molto. Comincini, cosa ne pensa? È una misura che mi lascia piuttosto perplesso. Io credo che in questa pandemia il coinvolgimento emotivo anche del decisore pubblico rischia di portare a prese di posizione pericolose, perché se dovesse essere sdoganato questo principio, ovviamente io penso di averlo detto a più riprese questa serata, sono per la responsabilità di ciascuno, che non deve guardare solo a se stesso ma all'interesse della comunità, quindi per la vaccinazione, il Green Pass, eccetera. Ma nel momento in cui si dovesse dire: se non ti vaccini e poi ti ammali, ti paghi le cure, io potrei dire: bene, se mangi tutti i giorni l'hamburger con la maionese e poi ti viene la cirrosi epatica o il tumore allo stomaco, poi ti paghi le cure. Ecco, non sono di questo avviso. Ritengo che un servizio sanitario nazionale debba garantire la cura a tutte le persone, anche quando, ahimè, il comportamento del soggetto non è responsabile, perché se andiamo a vedere le persone che muoiono di tumore, di ictus, di infarto, spesso purtroppo è frutto, la malattia che li coglie e porta al decesso, è frutto di comportamenti alimentari, abitudini di vita non corrette. Non per questo non curiamo le persone che si presentano all'ospedale con un infarto, con un tumore, eccetera. Quindi la scelta di Singapore mi lascia molto perplesso e mi sembra che sia veramente frutto di un pathos emotivo eccessivo legato alla gestione di questa pandemia. E allora siamo arrivati forse all'eccesso, a fine puntata, al confine di quella libertà, Frassinetti. Sì, sicuramente questa deriva di arrivare a dire di non curare le persone se non adottano un determinato comportamento, purtroppo l'ho già sentita anche, ed esula questo discorso della pandemia, l'ho già sentita per quanto riguarda, chiaro, non so, anche il casco sui campi da sci, piuttosto che finché il telespettatore magari accalorato lo dice un conto, ma quando un paese lo fa non può essere assolutamente, cioè noi abbiamo una cosa che tutti ci invidiano in Italia, che è la nostra, comunque la nostra filosofia che sta dietro alle cure e alla sanità pubblica, che tutti devono essere curati, questo andrebbe in controtendenza, quindi è completamente, secondo me, fuori dalla sua concezione. Fuori dalla concezione mia, ma spero anche di tutta l'Italia, insomma. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, io ringrazio Paola Frassinetti per essere stata con noi. Buonasera a tutti. Grazie a Eugenio Comincini per la sua presenza. Grazie, buona serata. Grazie ovviamente a chi ci ha seguito da casa. Nessun Dorma torna settimana prossima, buonanotte. Thank you.
Nessun dorma, in collaborazione con... Intrecciamo esperienza e innovazione. Dal 1935. Saati. We Cross Innovate.